Stiamo semplicemente sfruttando le lunghe giornate estive per girare in un orario diverso dal solito. Vi garantisco che non è la macchina che ha creato un'eclissi, anche se ne sarebbe capace. Abbiamo che cosa? Seat Tarraco, la bimba grande, chiamiamola, di casa Seat, un D-SUV di 5 metri e passa, comunque, come al solito, i dati li state vedendo qui, che porta con sé tutta quella che è la comodità di un grande SUV. Come al solito, partendo dall'anteriore, cosa abbiamo? L'ormai immancabile family feeling di Seat con i gruppi ottici triangolari che diventano le frecce, questa enorme calandra con il logo Seat satinato, quasi satinato, sì, una specie di satinato in mezzo, il radar del cruise adattivo, sì, diciamo annegato abbastanza bene. Non abbiamo telecamere frontali perché in questo particolare esemplare non abbiamo manco la retrocamera, non solo la 360, non abbiamo manco la retrocamera. Come dicevamo, luci che vanno a diventare le frecce, fari full LED, non Matrix. I Matrix ovviamente si pagano. In taglio laterale cosa abbiamo? Abbiamo un cerchio, disegno molto bello, bei colori, grigio e nero. Uno lo vede e dice, ma sto cerchio è piccolo. Non è il cerchio che è piccolo, è la macchina che è una barca, perché il cerchio è da 18. Come vedete, la spalla dello pneumatico resta decisamente abbastanza generosa su questo cerchio. Io personalmente ci metterei qualcosina di più grosso da un punto di vista estetico, poi è ovvio che se uno punta al risparmio più totale, allora può anche aver senso mettere il cerchio a 18. Specchietti che si vanno a richiudere con quando si chiude la macchina. Non c'è l'ingresso keyless in questo caso, la portiera si apre più che ampiamente per consentirci un ingresso più che agevole. L'avviamento è keyless e a bordo come stiamo? Beh, a bordo chiaramente stiamo parlando di un SUV di 5 metri. Lo spazio non manca per la testa, non manca per le spalle, non manca per il ginocchio, dove il tunnel centrale è in plastica dura ma non vi darà nessunissimo fastidio. Davanti a me ho uno schermo enorme, molto definito. Le uniche cose analogiche sono l'indicatore della temperatura dell'acqua e del carburante, in questo caso gasolio, ma ho il classico virtual cockpit di Seat. Il volante, anche qua, siamo in casa Seat, si impugna bene, è bello, le dimensioni sono giuste, bellissima l'impuntura a contrasto, tanti comandi che però si capisce sempre bene dove sono, e una volta che uno ha imparato in che posizione sono i vari comandi, non li deve più neanche guardare. Display centrale ben incassato nella plancia, belli materiali, qui abbiamo una plastica morbida, qui abbiamo questo effetto alluminio spazzolato con lo scalino. Monitor enorme, bocchette dell'aria condizionata, climatizzatore. Ecco, sui climatizzatori Seat mi cade sempre un pochino, perché se sull'Arona avevo criticato il fatto che fosse un po' troppo autoradio anni 90, in questo caso il design è sicuramente migliore, ma ha un difetto, è tutto a sfioramento. Questa cosa non mi piace, perché una cosa come il climatizzatore, secondo me, vero che io sono una persona che lo tiene fisso a 20 gradi in automatico, non lo tocco mai il climatizzatore, ma c'è chi comunque lo usa, lo muove, cambia la potenza, cambia la temperatura. Il fatto che sia a sfioramento e senza neanche un feedback tattile quando io vado a sfiorare il tasto mi costringe a spostare lo sguardo dalla strada verso la plancia, diciamo, del climatizzatore. Quindi non il massimo. Tanto lo spazio a bordo, due porte USB di tipo C, una presa 12 volt, un vano dove ci sta tranquillamente un telefono, porta oggetti decisamente grande, due porta bottiglie, bracciolo regolabile, anche qua abbastanza profondo. Belle le imbottiture, dietro come si sta? Dietro lo spazio sicuramente non manca, ripeto, è un SUV da 5 metri. Come potete vedere, col sedile impostato sulla mia altezza, aspettate che salgo, c'è un sacchetto. Ecco qua, col sedile impostato sulla mia altezza e il divano posteriore tutto tirato in avanti, perché su questa macchina vedremo poi il perché, il divano posteriore, oltretutto in modo indipendente 60-40, può spostarsi avanti e indietro. In questa situazione lo spazio non è esagerato, saranno 20 cm. Certo è che se io vado a prendere la leva e porto tutto indietro, portatemi fino dall'altro capo del mondo e ritorno, non avrò nessunissimo problema. Con il sedile un pochino più indietro e il divano posteriore non, diciamo, in una posizione intermedia, ho abbastanza spazio comunque per farmi un viaggio tranquillo. Intanto passa la moto. Anche qua problemi di spazio non ce ne sono. Una presa USB di tipo C, presa 12 volt, regolazione del climatizzatore e un meraviglioso bracciolo centrale con un due porta bottiglie e mezzo, direi, perché ce n'è uno piccolino più in mezzo. Non c'è, credo, la botola per... Vediamo subito. No, non c'è la botola per far passare gli oggetti lunghi. Agganci Isofix con i binari senza coperchietti, li trovate molto molto
facilmente. Andiamo quindi sul retro, ma il retro di questa macchina non è esclusivamente il baule. Questo perché? Perché se io vado a riportare in avanti il divano, vediamo che il divano è anche abbattibile, non è solo spostabile. Questo perché? Perché, come si può vedere, abbiamo una terza fila di sedili. Questa macchina ha anche la possibilità di avere una configurazione a 7 posti. Apriamo il portellone in maniera manuale, portellone molto leggero, non avrete nessunissimo problema. Come vedete, qui dietro ci sono altri 2 posti. Il tendalino è a scorrimento e se io vado con una manovra abbastanza agevole, devo dire, si riesce quasi a fare con una mano, vado a rimuoverlo e credo si possa andare a nascondere qui sotto. Lo scopro anche io in questo momento con voi. Sì, ci sono proprio le sagomature, come potete vedere. C'è anche il kit degli attrezzi che ci impedisce di farlo. Noi andiamo a mettere il tendalino qui sopra, ricopriamo col suo bel coperchietto e noi qui abbiamo una meravigliosa terza fila di posti. Certo, non ci portate un vatusso, però si può dire che dei bambini ci possono stare comodi. Nel momento in cui abbiamo chiaramente anche la terza fila alzata, lo spazio baule, potete ben vedere, non è gigantesco. Quante volte vi capiterà di avere la terza fila alzata? Già così, potete vedere, ci state voi, un paio di cadaveri e anche l'attrezzatura per il picnic di una settimana. E se poi andate a buttare giù anche la fila centrale, beh, diciamo che potete farvi un fine settimana di vacanza senza neanche prenotare l'albergo. Buttate giù un materasso e dormite in macchina. Portellone, dicevo, manuale, leggero, non soffre di particolari pesi. Bello il retro, molto bella questa riga luminosa che, se non ricordo male, Seat nomina illuminazione coast to coast, che va ad abbracciare l'intero portellone posteriore. È sicuramente una macchina enorme, sembrerà enorme anche al volante. Andiamo a scoprirlo e andiamo a guidare. Siamo alla guida della Seat Tarraco. La prima impressione che mi dà è di essere grossa, tanto grossa. Non tanto perché non ho un'idea di... non ho percezione della macchina, ecco, la percezione della macchina è ottima, devo dire. La visibilità anche posteriore è veramente buona, si ha una buona idea delle dimensioni, ma oggettivamente ci si sente alla guida di qualcosa di molto molto imponente. Arriviamo già direttamente alla nostra solita rotonda di test che, visto l'orario, si spera sia un po' meno vuota, sia un po' più vuota dell'altra volta, che ci permette di vedere un attimino come si comporta in una curva un pochino allegra. Brava 500, che bella spedita. Ovviamente si sente un pochino di beccheggio della macchina, ma non una cosa eccessiva, e uscendo la ripresa comunque c'è. Stiamo parlando di comunque un 2000 con 150 cavalli, che per le dimensioni della macchina potrebbe sembrare poco, ma è un diesel, la coppia sta in basso, quindi vi spinge bene anche fuori dalle rotonde. Capitolo volante, qui siamo sul solito discorso dei SUV. Il SUV è improntato più alla comodità, alla morbidezza, per cui sento un volante che vorrei, come al solito, forse un pochino più diretto. Comincio a pensare che sia un problema mio, che sono troppo benevolente verso le berline e troppo poco verso i SUV. In ogni caso, diciamo che sì, avete comunque una buona percezione di dove state mettendo le ruote, non lo sterzo più diretto della storia, ma lo vorrei un pochino più rigido, ecco, il discorso è il solito. Abbiamo la versione a cambio automatico, quindi DSG, 7 rapporti, classico di casa Volkswagen, cambia bene, è morbido, non si sentono rumori di sfrizionamento, diciamo, non vi accorgete neanche quando cambiate. Abbiamo le palette al volante, che non so quanto senso possano avere su una macchina del genere, sarò sincero, perché di guida sportiva non so quante ne farete, ma sono un plus. Se le volete usare, diciamo che ci sono. Evitando di mettere sotto il pedone, arriviamo al nostro solito test delle sospensioni e, ovviamente, viste le dimensioni proprio della macchina e quanto va ad ammortizzare, questi soliti divisori non si sentono. Complice, credo, dei cerchi, come abbiamo visto in fase di presentazione, non enormi. Abbiamo in realtà dei 18 pollici, che in sé non sono piccoli, ma su questa macchina sembrano un po' i cerchi della Perego. Portano con sé però una gomma con una spalla abbastanza grossa, che quindi permette di ammortizzare bene
l'asperità della strada, ecco, non sentirete praticamente nessuna buca in maniera tragica, ecco, non avrete problemi nel momento in cui dovete impattare una buca, ma visto l'assetto ragionevolmente rigido della macchina avrete comunque sempre le ruote che copiano bene l'asfalto, quindi in sostanza vi rendete bene conto di cosa vi sta succedendo sotto le ruote senza però risentirne da un punto di vista di scossoni o di scomodità. Abbiamo, al contrario di quanto abbiamo visto su Arona, il virtual cockpit di Seat, che io adoro. La grafica è bella, è pulita, è precisa, ci sono tantissime visualizzazioni, come abbiamo visto, e è bello, c'è poco da fare, è ben definito, si legge bene, tutte le informazioni sono lì a disposizione. Vediamo a questo punto come se la cava nel momento in cui, ipoteticamente, decidiamo di farci una guida un pochino più spinta. Ci andiamo a mettere in manuale, non abbiamo, approfitto per dirvelo, driving mode. Su questa versione così è, così ve la tenete, non c'è la possibilità di scegliere come guidare. Buono, decisamente buono l'handling, ripeto ragazzi, la si sente bene, nonostante le dimensioni. Gli assetti di Seat permettono sempre di avere un'ottima percezione di quello che sta facendo la macchina. Vuoi perché è un marchio che comunque un minimo alla sportività ci punta, anche esteticamente, ma copia molto bene, ripeto, sentite bene quello che la macchina sta facendo e non è così scontato su una macchina di queste dimensioni. Le palette funzionano bene, sono piccole, collegate al volante, la risposta del cambio è veloce anche in manuale, e il rumore del motore, devo dire, pur essendo un diesel, non è così male. È comunque un diesel. Se vedete un po' di macchie sul vetro, ragazzi, è perché l'abbiamo lavata, ma non siamo riusciti ad asciugarla bene. Siamo in orari strani, come avete visto in fase di presentazione, come potete vedere dalla posizione anche del sole. Continua a buttarvi fuori benissimo dalle curve. Ecco, per esempio, in questo destra-sinistra che abbiamo appena fatto, ho notato, chiamiamolo, un leggerissimo ritardo nella risposta dello sterzo. Quello che dicevo prima, uno sterzo che, come sempre, gradirei un pochino più diretto. Ci rimettiamo in drive, perché tanto qui è il momento della nostra amatissima serie di dossi, che anche in questo caso, come non ci fossero, davvero, se volete viaggiare comodi non c'è da lamentarsi. Tombino più dosso, anche abbastanza duro, credo che si sia visto dall'inquadratura, davvero non, come non averlo sentito. Potete stare tranquilli che per l'utilizzo che verrà fatto per la maggior parte di questa macchina, cioè grossi carichi e viaggi lunghi, lunghe tratte autostradali, vi ci potete addormentare senza nessunissimo problema. Il comfort sicuramente non manca, nonostante, ripeto, un assetto tipico di casa Seat, abbastanza rigido, mi viene da dire. Giriamo e andiamo a vedere cosa ci offre la nostra Tarraco in termini di infotainment e computer di bordo. Virtual cockpit, come dicevamo, abbiamo la visualizzazione con i due strumenti circolari, una visualizzazione assolutamente minimale o questa qui un pochino più sportiva. Dopodiché possiamo andare a modificare quello che vediamo nel centro. Lo capiamo un po' meglio forse da questa visualizzazione. Ecco che abbiamo gli ADAS, qui abbiamo la mappa, qui abbiamo quello che sta andando sulla riproduzione multimediale, il telefono, stato del veicolo e velocità e consumi. In più abbiamo ovviamente tutti i dati di marcia. Dispositivi comfort, autonomia di blu, autonomia, vista d'insieme, abbiamo tutto un insieme di dati appunto che possiamo andare a chiedere di venire visualizzati. Vedete, in questo caso abbiamo lane assist, cruise control adattivo, side assist, possiamo andare a vedere un po' tutto quanto. Schermo centrale molto bello, ben definito, ben incassato all'interno della plancia, che è sostanzialmente l'infotainment che abbiamo già visto su Arona, quindi questa sezione a tiles diagonali oppure le classiche icone quadrate che ci riportano a tutte le varie funzioni del veicolo. Le scorciatoie qui a fianco, quindi navigatore, la parte di connettività, Apple CarPlay e Android Auto wireless entrambi, le due regolazioni del volume e il tasto per spegnere lo schermo. Quindi uno schermo da 8 pollici, ripeto, niente di nuovo sul fronte di Seat, bello, ben definito,
mi dimentico sempre che bisogna fare doppio clic, molto molto ben reattivo. Pecca, se vogliamo, non tanto del modello, perché lo prevede, ma di questo particolare esemplare, non c'è la retrocamera. Ora, stranamente mi viene da dire, non è così tragico il fatto che non ci sia la retrocamera, perché, come vi dicevo all'inizio, la visibilità è ottima. Abbiamo una buona percezione di dove inizia e dove finisce la macchina, e anche la visione dal lunotto posteriore, che è tipo un 50 pollici, è ottima. Però, soprattutto in spazi stretti, c'è da dire che su una macchina di queste dimensioni, almeno la camera posteriore io l'avrei messa di serie. Magari non la 360, ma almeno la posteriore, sarò sincero, l'avrei messa di serie. Quindi, ci basiamo sui nostri sensori, almeno ci sono le linee che girano, almeno quelle. E proseguiamo. Abbiamo in compenso di serie praticamente tutti gli ADAS. Frenata automatica d'emergenza, corsia adattivo, mantenitore della corsia attivo, quindi che ci rimette in mezzo nel momento in cui stiamo uscendo dalla carreggiata, mentre quello che ci mantiene al centro della carreggiata è un optional ulteriore. Però già di base il fatto di avere quello attivo che ci rimette in mezzo nel caso sbandiamo è un'ottima cosa. Optional anche su questa versione che noi abbiamo il sensore dell'angolo cieco. Va bene, non va bene, per me gli ADAS dovrebbero essere fissi di serie, però comunque abbiamo un pacchetto sicurezza completo al 100%. Siamo sulla nostra salita, ci mettiamo in manuale, terza marcia, 40 all'ora, giù tutto il gas, ha scalato 1,50 adesso. Va bene che ha scalato la marcia, ma voglio dire, stiamo parlando di 150 cavalli diesel. La coppia sicuramente è l'ultimo dei vostri problemi. Discorso accessori, pacchetti, eccetera. Seat, diciamo, si piazza in quello che è una via di mezzo, secondo me, tra la filosofia tedesca e la filosofia giapponese. Perché non è come i giapponesi che ti danno tre allestimenti con due optional estetici e se vuoi più o meno accessori devi cambiare allestimento, non è neanche come i tedeschi che ti danno le ruote e già il volante, se lo vuoi devi pagarlo optional. Siamo su una situazione più nella media, cioè sì, ci sono una discreta quantità di accessori, pacchetti, di optional tecnici, estetici, tecnologici, ma non è tutto un optional. Si riesce comunque ad avere un'idea di quello che andremo a spendere della macchina già vedendo un prezzo di base, cioè nel momento in cui vi dicono a partire da tot mila euro non dovete metterci una tara del 30-35% come capita su certi modelli di marchio tedesco. Parliamo un attimo di consumi. Io chiaramente parlo per questo esemplare, i dichiarati come al solito ve li metto in sovraimpressione. Su questo esemplare, dopo circa 1000 km di guida, abbiamo un consumo medio di 6,2-6,3 litri per 100 km. Se vogliamo, leggermente alto in media per essere un diesel, ma non è fuori dal mondo, perché comunque sì, è un diesel, ma è anche una macchina a 7 posti, pesa, c'è poco da fare, quindi ovviamente i consumi salgono. È comunque un consumo di tutto rispetto, tenete anche conto che qui stiamo parlando di un consumo ovviamente misto, autostrada, città, fuoristrada, eccetera, cioè fuoristrada extraurbano. Chiaro che se pigliate e vi piazzate in autostrada a 130, per non dire a 110, i consumi diminuiscono, direi non di poco, voglio dire, l'autostrada è ancora il regno indiscusso del gasolio. Abbiamo parlato di accessori, parliamo quindi di allestimenti e prezzi. Partiamo da 31.000 euro per l'allestimento style, che è quello base. Questo modello in particolare è un allestimento business con qualche accessorio che costa 41. Arriviamo poi ai due allestimenti superiori che hanno pari prezzo, cambiano un po' nella loro filosofia, cioè l'FR e l'Excellence. L'FR è quello più improntato anche da un punto di vista estetico, soprattutto estetico, alla sportività. L'Excellence è quello più puntato verso l'eleganza, mettiamola così. La forbice è abbastanza importante perché si va dai 30.000 della base ai 49.000, chiaramente a partire da 49.000 del motore più potente sull'allestimento più alto.
20.000 euro non sono pochi, ma chiaramente, come dicevamo prima, abbiamo tutta una serie di pacchetti e accessori che permettono di coprire più o meno qualunque punto di quel, come si dice, di quella forbice. Non siamo obbligati a fare salti particolarmente impegnativi tra un allestimento e l'altro, salvo alcuni casi di alcuni accessori, però diciamo che potete cucirvi molto bene addosso la macchina in base a come decidete di comprarla. Detto questo, andiamo a fare la nostra solita prova di accelerazione e frenata e poi tiriamo le somme un po' su quella che è questa Seat Tarraco. Come al solito, dati su accelerazione e velocità massima li state vedendo in questo momento. Mettiamo il cambio in sport, giù tutto l'acceleratore. È entrato l'SP e giù tutto il freno. Allora, a parte l'SP, che posso capire che sia entrato, non è una macchina sportiva, quindi gli butti giù tutto l'acceleratore in prima, sostanzialmente la centralina ti dice ma sei deficiente. Ottima accelerazione, non si sente particolarmente il peso della macchina, non sembra di star facendo accelerare così tanto una macchina così grossa. Ottima la frenata, non ho sentito così tanto come temevo l'inerzia della macchina e il peso della macchina. Il pedale del freno è andato giù morbido, ma l'ho sentito bello fermo, aggressivo, cioè confortevole, una frenata confortevole sotto il piede, ecco. E sono anche entrati i pretensionatori della cintura, proprio elettronicamente la macchina ha tirato le cinture quando ha sentito che stavo andando a frenare in maniera importante, ecco. Tiriamo due somme, come al solito. Sta macchina è bella, non è bella, per chi è, la comprerei, non la comprerei. Da guidare, come mi viene da dire tutte le Seat, perché ormai è la terza o la quarta che provo, è bella ragazzi, c'è poco da fare. Le macchine Seat sono costruite bene, sono pensate e assemblate bene, nonostante sia un SUV gigantesco, è piacevole averla tra le mani. È ovviamente indirizzata o a chi ha una famiglia molto numerosa o a chi deve portare grossi carichi, perché un 7 posti è un barcone. Chiaramente se siete la mamma che deve portare il figlio a scuola in centro a Milano, non è la macchina che fa per voi, nonostante si veda un sacco di gente che dovendo solo portare il figlio a scuola in centro a Milano si compra dei barconi del genere, se non più grossi, cosa che secondo me non ha il minimo senso. Io personalmente non la comprerei, ma perché io non sono il target di questa macchina, io non ho l'esigenza di portare carichi particolarmente grossi, la mia attrezzatura di lavoro ci sta anche in uno spazio nettamente più piccolo e ad oggi non ho una famiglia numerosa per cui ho bisogno di un 7 posti. Certo è che se qualcuno mi venisse a chiedere, ma guarda, stavo cercando un bel SUVone grosso, magari 7 posti, sai, per portare i figli, gli amici, a scuola calcio, eccetera, gli direi, guarda, alla Tarraco buttaci un occhio perché è veramente un'ottima macchina, ben costruita, ben assemblata, funziona tutto bene, ti ci diverti anche a guidarla volendo e ha tutto quello che ti serve. Io come sempre ragazzi spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile, che vi abbia fugato qualche dubbio nel caso steste pensando di comprare questa macchina. Vi aspetto come al solito nei commenti per qualunque domanda, dubbio, perplessità possiate avere. In descrizione come al solito trovate tutti i social, soprattutto Twitch, dove streamiamo 4 volte a settimana, quindi anche lì se avete domande, volete consigliarmi qualche macchina da provare, qualche moto da provare, qualche video da fare, lì ragazzi siamo in live, vi rispondo in tempo reale. Ovviamente oltre a Twitch ci sono tutti gli altri social. Se il video non vi è piaciuto sapete cosa fare, in alternativa lasciate un like, iscrivetevi, attivate la campanella così sapete quando pubblico un nuovo video, perché almeno in teoria vi arriva la notifica. Noi ci vediamo settimana prossima con un altro video, so che vi sto riempiendo di test drive contenuti di auto, quelli di moto sono un po' spariti, torneranno ragazzi, torneranno. Come avete visto è anche un periodo in cui non riesco neanche a pubblicare tutte le settimane, sono pieno fino a qua, faccio il possibile, cercate di capirmi. Nell'attesa vi lascio, non lo so, lascerò decidere a YouTube quello che può essere il video più consigliato per chiunque di voi stia guardando questo contenuto. Ci vediamo settimana prossima, ragazzi!